Ho più volte ripetuto che il 2021 è l'anno di Metroid. L'imminente uscita di Dread segna un passaggio epocale. Il quinto capitolo della saga riuscirà finalmente a vedere la luce dopo quasi 20 anni di tentativi andati a vuoto. È un caso che il team di Yoshio Sakamoto sia riuscito a concretizzare oggi la sua visione? Non credo proprio. L'arrivo di Dread è il culmine di una traiettoria di rinascita che va ben oltre i confini delle avventure di Samus e abbraccia l'intero ambito dei Metroidvania. Negli ultimi 10 anni il genere è rinato dalle sue ceneri, colonizzando prima il mondo degli indie e poi arrivando a infettare anche le produzioni a grosso budget. Le coordinate alla base dell'esperienza sono sempre quelle e al centro di tutto c'è quel loop di gameplay al limite dell'assuefazione che parte dal concetto di esplorazione non lineare, che si è dimostrato però estremamente malleabile e in grado di accogliere tantissime contaminazioni provenienti dai generi più disparati. Tranquilli, non voglio imbarcarmi in un video documentario sull'essenza dei Metroidvania, però per introdurre Ender Lilies, secondo me c'è bisogno di partire da questa premessa. Il genere ha ancora molto da dire e la sua caratteristica principale è che è in grado di abbattere qualsiasi tipo di distinzione tra produzioni indipendenti e colossal ad alto budget. Questo perché per fare un buon Metroidvania serve ovviamente un team talentuoso, ma soprattutto una visione di gioco coerente, che sappia unire il game design alla direzione artistica. E anche qui non è un caso che le produzioni più riuscite in questo settore siano spesso portate avanti da minuscoli team composti da pochi elementi, se non addirittura da un'unica personalità. Hollow Knight ha rappresentato una sorta di punto di rottura dell'industria, una produzione in grado di scardinare la distinzione di cui parlavamo prima. E mentre aspettiamo in religioso silenzio Silksong, titolo su cui grava il terribile fardello di essere il seguito di uno dei giochi più importanti dello scorso decennio, ecco che spunta dal nulla Ender Lilies, un Metroidvania che ha saputo catturarmi e che al primo impatto non può non far pensare al capolavoro di Tim Cherry. Eppure sarebbe riduttivo analizzare Ender Lilies solo nel confronto con Hollow Knight, perché il gioco di Binary Aids non brilla certo di luce riflessa. Prima di entrare nel dettaglio però, come al solito, vi invito a sostenere il canale con un piccolo gesto, lasciando un like, iscrivendovi attivando la campanella delle notifiche e seguendomi su tutti gli altri social, Instagram e Telegram in particolare. Se volete darmi un aiuto gigantesco e finanziare direttamente questi miei sproloqui domenicali, beh, potete abbonarvi al Patreon. In cambio di un piccolo contributo mensile avrete accesso a ricompense poracce come live esclusive, dietro le quinte e bloopers. Vi lascio il link in descrizione. Detto questo, iniziamo! Si parte sempre da un regno abbandonato e decaduto. Proprio come Nido Sacro, anche Finis è un luogo ormai in rovina. Una catastrofe conosciuta come Necropioggia ha trasformato tutti gli esseri viventi in impuri, dei mostri immortali in preda alla follia. La protagonista, Lily, appartiene all'ordine delle sacerdotesse in grado di contrastare la calamità, ma è anche l'ultima vestale ad essere rimasta in vita ed è caduta in un lungo sonno che le ha anche cancellato la memoria. Ender Lilies inizia con il suo risveglio ad opera del Cavaliere Oscuro, un misterioso spettro che accompagnerà Lily nel corso dell'avventura. La storia si sviluppa attraverso il recupero di note sparse per il mondo di gioco e tramite brevi interazioni con gli spiriti impuri che non hanno completamente abbandonato la loro coscienza. Si tratta di una narrativa criptica e starà al giocatore ricomporre tutta la storia di Finisterra attraverso l'attenta esplorazione che porterà alla scoperta di nuovi tasselli del racconto. La storia passa in secondo piano e non c'è un'attenta ricerca di una narrativa esplicita. Come giusto che sia in un Metroidvania che si rispetti, sono le stesse ambientazioni a raccontare il loro passato in un gioco che altrimenti fa del silenzio e del minimalismo la sua forma espressiva principale. Prima di tutto quindi è impossibile non soffermarsi sulla direzione artistica, un aspetto fondamentale nell'economia di un'opera che basa tutta la sua potenza sull'atmosfera. L'ispiratissima resa grafica parla da sé e riesce a trasmettere perfettamente quel senso di desolazione, solitudine e nostalgia che dovrebbe accompagnare la realizzazione che la propria terra natia è caduta in disgrazia e non rimane nulla di vivo, se non nella sfera dei ricordi. La pioggia battente che si staglia sulle strutture in pietra diroccate è solo l'inizio della malinconia visiva di Ender Lilies, che in tutte le sue ambientazioni principali restituisce la disgrazia di un regno che non c'è più. Si tratti di foreste allagate, catacombe, cime innevate o luoghi di culto, non c'è una singola schermata
data che non colpisca per la sua realizzazione e nonostante la forte singolarità di ogni zona, tutta la mappa di Phoenix è attraversata da una forte coerenza stilistica. Questo grazie anche a un ottimo lavoro sul sound design e una colonna sonora dal grande impatto emotivo. Non credo esista un modo migliore per descriverla, ma una comparazione utile per capire la portata della musica di Ender Lilies è quella con Nier Automata. Anche per quanto riguarda la sfera sonora, Binary Haze ha scelto un approccio minimalista e misurato. Sono tantissimi i momenti di silenzio assoluto che fanno riecheggiare i passi di Lily, ma quando l'accompagnamento musicale entra, lo fa sempre con estrema pacatezza, affidandosi spesso a dei vocalizzi femminili quasi solo sussurrati e poche note di pianoforte. In alcuni punti la ripetitività di alcune tracce si accusa particolarmente, soprattutto in un gioco dove il backtracking assume un ruolo tutt'altro che secondario. In linea di massima, però, a sottolineare ancora una volta quanto artisticamente Ender Lilies riesca a proporre una visione coerente e affascinante di un regno barocco in rovina, il parallelo con Hollow Knight finisce subito. Sebbene le premesse siano le stesse, Nido Sacro e Phoenix sono due visioni molto diverse tra di loro. Ender Lilies è una rielaborazione del Medioevo occidentale attraverso il filtro di una direzione artistica dalla marcata sensibilità nipponica. No, non aspettatevi scenette di fanservice che distruggono l'immersività, ma la protagonista Lily rispetta tutti i canoni della fanciulla angelica che ci si potrebbe aspettare da uno shoujo. Questa scelta però è contestuale con il gameplay. Lily è a conti fatti totalmente indifesa e le uniche azioni che è in grado di compiere sono correre, saltare e schivare, buttandosi di testa a terra. Non so perché, ma questa animazione mi fa morire. Quindi tutte le capacità offensive e difensive della protagonista derivano dagli spiriti equipaggiati. Ogni fantasma o stand, per rendere meglio l'idea, conferisce un tipo di attacco particolare o un'azione difensiva specifica. Tutti hanno le loro proprietà e parte integrante del combat system risiede proprio nel trovare nuove combinazioni che più si adattano al nostro stile di gioco o che semplicemente sono più indicate per una determinata situazione. Si possono portare al massimo 3 spiriti alla volta, ma molto utile è la possibilità di cambiare tra 2 set impostati in precedenza, in modo da raddoppiare le abilità a disposizione. Per ottenere i nuovi spiriti bisognerà sconfiggere gli impuri e purificare la loro anima. I mid boss, delle varianti più aggressive dei mostri comuni, garantiranno delle abilità secondarie, mentre i boss si aggiungeranno come spiriti primari, oltre a permettere ogni volta lo sblocco di una nuova abilità in grado di aumentare le capacità esplorative. Dal doppio salto al dash attack ci sono tutti i grandi classici del genere e i controlli fluidi e precisi permettono di padroneggiare immediatamente le abilità appena sbloccate. Ender Lilies riesce a centrare appieno il concetto di esplorazione non lineare che rende Metroidvania così affascinanti da scoprire. Il level design mette immediatamente il giocatore di fronte a numerose barriere ambientali a volte palesi, altre indecifrabili, che con il progredire dell'avventura diventano aggirabili grazie allo sblocco di nuove abilità. Ogni singola schermata è piena di segreti, oggetti nascosti e passaggi secondari ed è proprio così che il backtracking che spinge a rivisitare anche le aree più lineari diventa non un'imposizione degli sviluppatori, ma uno slancio automatico del giocatore, che vuole tornare indietro ora che sa come saltare quella parete o sfondare quel muro. Come in Hollow Knight c'è un sistema di panchine su cui riposare e queste rappresentano dei veri e propri checkpoint. Da qui sarà possibile gestire gli spiriti, potenziare le loro abilità ed equipaggiare anche i cimeli, oggetti che conferiscono dei bonus passivi. Riposandosi, Lily ripristinerà la sua energia e la carica delle abilità, ma allo stesso tempo torneranno in vita tutti i mostri sconfitti. E sempre come nella produzione del Team Cherry, le panchine rappresentano dei punti di ritorno dalla morte, ma con una sostanziale differenza. Morire non comporta nessun bonus negativo, se non quello di tornare all'ultimo checkpoint, conservando però tutta l'esperienza e il loot raccolto prima di essere sconfitti. In generale, l'esplorazione è molto più leggera, grazie a una migliore disposizione dei checkpoint, e la scelta di rendere disponibile praticamente da subito il viaggio rapido tra punti di ristoro è indice di come gli sviluppatori non abbiano voluto creare un livello di sfida artificiale e abbiano cercato anche di ridurre i tempi morti al minimo.
È molto apprezzabile la scelta di indicare sulla mappa, con una colorazione differente, le stanze che non presentano più segreti al loro interno, ma purtroppo la realizzazione della mappa di gioco è uno dei pochi punti che non riesco a promuovere di Ender Lilies, sebbene capisco che l'intenzione sia stata quella di rendere quanto più chiara e semplice la disposizione delle schermate nell'arzigogolata struttura di Finis. I parallelepipedi non sono in grado di restituire l'effettiva complessità di ogni quadro, e spesso si fa fatica a capire dove si trovi il passaggio tra una schermata e la successiva. Capisco poi l'approccio minimalista, ma forse sarebbe stato meglio indicare le varie zone sulla mappa, magari attraverso una semplice scelta cromatica, e non avrebbe guastato il poter mettere dei segnalibri per indicare eventuali passaggi da controllare in seguito. Si tratta comunque di aspetti secondari, difetti che non intaccano la godibilità di un'avventura che, lungo tutta la sua durata, circa 20 ore di gioco se si ha intenzione di sbloccare tutti e tre i finali, non presenta cali di ritmo o fasi di stallo nella progressione. Se le scelte di accessibilità permettono di muoversi con facilità lungo tutta la gigantesca mappa senza perdere mai la voglia di esplorare a fondo, così anche per il combattimento sono stati presi degli accorgimenti per non sfociare mai nella frustrazione di una difficoltà fuori misura. Chiariamoci, in Ender Lilies si muore parecchio, ma come dicevamo prima, la morte non ha quella pesantezza propria dei Souls-like. L'evoluzione del genere ha spinto nella direzione di combat system sempre più complessi e articolati, tanto che le fasi di combattimento sono diventate quasi di pari importanza rispetto a quelle esplorative. Samus Returns dinamicizzava enormemente l'azione introducendo un sistema di parry, Guacamelee puntava tutto su un profondo sistema di combo, Returnal virava violentemente nella zona dei bullet hell e degli arcade, mentre Hollow Knight elevava gli scontri a un livello qualitativo mai visto prima. Ender Lilies fa tesoro di tutte queste esperienze e propone una via di mezzo convincente. L'impostazione è molto simile a quella di Hollow Knight, c'è una buona varietà di nemici e anche gli scontri più comuni possono rappresentare un problema se affrontati con leggerezza. È necessario quindi studiare con cura i pattern degli avversari e imparare a reagire con una schivata o un parry al momento giusto. Di grande aiuto è il segnale visivo che anticipa l'attacco dei mostri, su cui andrà basato tutto il timing dei nostri movimenti. Più che richiedere però di padroneggiare un combat system complesso e estremamente punitivo, Ender Lilies punta più sulla personalizzazione dell'esperienza, incentivando il giocatore a personalizzare il proprio moveset e a trovare le combinazioni di spiriti più efficaci. Non c'è un approccio più corretto degli altri e i cimeli equipaggiabili non conferiscono alcuno status negativo, se non quello di occupare spazio prezioso per gli altri oggetti da attivare. Senza alcuna penalità per la morte e con un sistema di esperienza che permette di livellare gli attributi di Lily, non c'è mai la sensazione di rimanere bloccati in un passaggio particolarmente ostico a causa della propria incapacità. Piuttosto l'approccio è quello del trial and error, dove ogni morte è uno stimolo a rivedere la propria strategia offensiva. Questa impostazione del combat system mostra il fianco a qualche calo qualitativo durante le boss fight. È un peccato perché queste, in termini di design e pathos dello scontro, sono a dir poco eccellenti e la forte caratterizzazione di ogni moveset permette di intuire da subito quale sarà l'abilità esplorativa che si aggiungerà all'arsenale della protagonista una volta purificato il nemico. Purtroppo però gli scontri raggiungono raramente un livello di difficoltà tale da rimanere memorabili e, nonostante tutti i boss siano composti da più fasi, l'enorme potenziale di queste battaglie non si concretizza appieno. Ma visto che sono un vecchiardo nostalgico e Ender Lilies mi ha colpito particolarmente, per sottolineare ancora una volta l'enorme carica atmosferica del titolo, voglio indirizzare la vostra attenzione verso le brevi scene che seguiranno la purificazione dei boss. Queste sono praticamente dei ricordi in bianco e nero che raccontano in poche sequenze disegnate le ultime ore di umanità del nemico appena sconfitto, restituendo una caratterizzazione per nulla banale a quello che altrimenti sarebbe rimasto un semplice boss di fine area. E queste scene sono così misurate e ben scritte da avermi ricordato un capolavoro del passato, che purtroppo in pochi di voi conosceranno, Valkyrie Profile. Si respira esattamente la stessa aria di morte, disperazione e rammarico, alleggerita però dalla speranza della purificazione e dalla consapevolezza di poter riscattare la propria umanità combattendo al fianco della Vestale. E questa è proprio la distruzione di quella linea di confine di cui abbiamo parlato all'inizio. Per fare un eccellente Metroidvania non conta il budget, ma la capacità di costruire un mondo permeato da un'atmosfera inconfondibile, di far entrare in risonanza il gameplay incentrato sull'esplorazione con la rappresentazione di un mondo che chiede di essere esplorato e che si rivela al giocatore tramite il suo attraversamento.
Hiroyuki Kobayashi, CEO di Binary Aids, ha definito Ender Lilies così. Ogni parte di Ender Lilies, dalle fantastiche tracce composte da Mili, alle ambientazioni disegnate a mano e l'incalzante sistema di combattimento, contribuisce a creare un prodotto di gran lunga superiore alla somma delle sue parti. E questa forse è la descrizione migliore con cui chiudere questo consiglio poraccio. Scrivendo la recensione mi sono reso conto che analizzare singolarmente ogni comparto di Ender Lilies non rende giustizia a un'opera che vive nell'interconnessione dei suoi componenti. Il combat system trova la sua perfetta collocazione nel gameplay esplorativo, che viene arricchito da un level design da manuale, impreziosito da un art style impareggiabile, che a sua volta viene complementato da una colonna sonora maestosa. Insomma, il mio consiglio è quello di recuperare Ender Lilies se siete amanti del genere, ma anche se è un primo approccio al mondo dei Metroidvania. Il prezzo non è dei più economici, intorno ai 25€, ma la spesa può essere giustificata già solo dalla longevità del titolo, che con le sue 20 ore abbondanti si pone tra gli esponenti più corposi del genere. Con Metroid Dread dietro l'angolo e Silksong non pervenuto, Ender Lilies è l'antipasto perfetto. Anzi, forse è riduttivo definirlo così. Si tratta di un pasto completo, che per forza di cose richiama il confronto con i più grandi esponenti del genere, ma che ha una sua identità precisa e non ha nulla da invidiare a nomi del calibro di Hollow Knight, Metroid e Castlevania. Poracci, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo a questo video domenicale. Ho preferito dare priorità alle immagini di gameplay e spero che il format dei consigli poracci vi possa tornare utile. Vi aspetto nei commenti per sapere cosa ne pensate di Ender Lilies e sarò felice di rispondere alle vostre domande. Non mi resta che darvi appuntamento a domani. Io sono il Poro Ender, Michele Lilies, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa!